uno spaghetto scarso e scivoloso. Tutti speriamo in un secondo muscoloso. E in questa situazione balneare, e mentre tutti pensano a mangiare, io penso agli affari miei. È mezzogiorno e guardo gli ombrelloni, come soldati sono rimasti soli. Mia madre tutta seria, abbronzata bene, mi raccomanda di fare sempre il mio dovere. Io che bevevo ancora l'aranciata, mi davo l'aria di donna già vissuta, ma ero una signorina che sera e mattina pensava all'amore. Si prende il resto e si esce, contenti del proprio caffè, con noi il fritto di pesce, ed io capisco che è estate perché in spiaggia tutti i parenti mi chiedono quanti anni ho. Facciamo un po' sorridenti, poi via tutti quanti a prendere il sole. E a mezzanotte di un giorno popolare, al bar del porto, granita nel bicchiere, tra le barchette, le camicie, fantasia e gli stornelli improvvisati per la via. E sotto quella luna così tanta c'è l'atmosfera di grande speranza, ma forse è solo per me. E poi andare a casa per sognare un sogno in lotta col caldo e le zanzare, al bagno per fumarne una di nascosto, la superfiltro coraggiosa dell'agosto. Mi interrogavo sui massimi sistemi, grandi progetti, piccoli problemi. Ero una signorina che sera e mattina pensava a